Eccoci qua con il primo ospite di questa sera, entriamo subito nel dibattito politico perché abbiamo qui con noi un sentinello. Che cos'è un sentinello? Non ho idea, ma ce lo spiegherà lui, Luca Paladini! Ciao Luca! Ciao! Piacere, accomodati! Piacere mio, grazie dell'invito. Figurati, eccoci qua. Allora, Luca, tu sei un sentinello? Io sono un sentinello, assolutamente. Che cosa sono i sentinelli? I sentinelli sono dei matti, nel senso... Sono dei matti. Sono dei matti e mi sembra un buon inizio. Sono delle persone che si sono messe in testa di scendere in piazza per parlare di laicità. Mm-hmm. In questo senso sono dei matti, perché non lo fa più nessuno da tanti anni e abbiamo notato che evidentemente noi andiamo a coprire un vuoto, perché proprio perché la politica un po' li ha dimenticati questi temi e i cittadini invece hanno voglia di tornare a parlare di temi come le unioni civili, il testamento biologico, la difesa del 194, noi andiamo in mezzo alla gente e con il nostro tono, che a volte è serio, a volte è un po' faceto, andiamo e ribadiamo quelli che sono i valori che vogliamo che la politica torni ad appropriarsi. Certo, voi vi chiamate i sentinelli proprio per prendere in giro, ovvio, le famose nasciamo, sentinelli in piedi. Nasciamo in questo modo, noi siamo nati a ottobre dell'anno scorso, abbiamo visto che le sentinelle in piedi venivano a Milano, uh-huh. Ci siamo detti fra qualche amico via Facebook, perché non andiamo a rompergli un po' le balle? Da lì è nato tutto ed ha funzionato da subito. Ci siamo trovati più di 150 persone a fare un giro tondo intorno a loro, lì fermi a leggere i libri. La gente vedeva le due situazioni, la loro molto triste, molto statica, molto tetra, la nostra molto allegra, molto inclusiva, uh-huh. E ci siamo ritrovati con persone che passavano di lì e si univano al nostro giro tondo. Doveva essere una cosa che nasceva e moriva quel giorno, invece da quel giorno è nato e sta andando avanti con discreto successo. Avanti. Ma quindi voi tutte le volte che le sentinelle in piedi fanno qualcosa andate a rompergli le balle, no, ecco. O ormai vi siete separati? Ma insomma, quando abbiamo voglia di divertirci li rincorriamo, però ormai ci siamo detti che non dobbiamo essere speculari a loro perché non ha senso, rimarremo anche un po' in una dimensione che non ci appartiene, vogliamo non solo dire cose contro ma anche cose a favore, quindi, ed è successo nelle ultime nostre iniziative, scendiamo in piazza anche quando le sentinelle stanno a casa. Okay. Poi la cosa che si differenzia dalle sentinelle in piedi, questa cosa ogni tanto la racconto, è che anche noi abbiamo l'abitudine di leggere dei libri, però rispetto a loro abbiamo anche la curiosa abitudine di sfogliare le pagine ogni tanto, cosa che loro non fanno. Se tu li curi, loro sono fermi, statici e a volte addirittura col libro al contrario. Li abbiamo beccati, fidati. Ma la cosa che mi lascia sconvolta è non si annoiano, cioè sei lì in piedi, almeno leggi. Penso che si annoino non solo, ma poi anche a volte vediamo dei testi abbastanza imbarazzanti. Tipo? Adesso facciamo gossip. Ma una volta uno, non è uno scherzo, aveva istruzioni per il forno a microonde. Infatti gli abbiamo fatto anche delle foto. Poi qualcuno aveva... Cioè non aveva libri a casa tirato evidentemente su? No, uno aveva un corso per windsurf, insomma non erano esattamente degli intellettuali, come a volte tentano di spacciarsi. Fantastico. Beh, voi comunque avete anche delle campagne, se non sbaglio. Che cosa ho segnato che avete la campagna? Io sono contro, meglio piuttosto che Alfano e il Pirlo Tondo. Raccontaci di queste tre campagne. No, in realtà noi facciamo così. Quando scendiamo in piazza ci diamo appunto un tema e su quel tema ci giochiamo appunto in modo ironico. È successo col Pirlo Tondo che abbiamo fatto due sabati fa, che noi ci siamo detti qual è uno dei problemi della politica italiana, il fatto che spesso pur di non fare leggi come le unioni civili o fare una legge contro l'omofobia si inventa che non è mai il momento, c'è sempre qualcosa che viene prima. Allora noi ci siamo detti, oggi facciamo dei cartelli dove ci inventiamo che qualsiasi argomento, anche il più stupido, viene prima delle unioni civili, per combattere quello che noi chiamiamo il benaltrismo, perché c'è sempre qualcosa di ben più importante delle leggi sulla laicità. E a furia di dire che c'è sempre qualcosa di più importante, ci siamo ritrovati ad avere il Cile che fa i matrimoni gay, la Slovenia che fa le unioni civili, praticamente ci ha sorpassato chiunque sui temi della laicità e noi ormai siamo ai livelli della Corea del Nord e dell'Arabia Saudita, unico paese in Europa insieme alla Grecia a non avere una legge sulle unioni civili.
Incredibile. Ascolta, tu nei cioè non sei semplicemente un sentinello, tu sei l'ideologo dei sentinelli, sì. Giusto? Questa cosa, vabbè, è una parolata, ma nasce in questo modo. Quando devo dire che la nostra, appunto, è una cosa che ha successo in città, ormai se ne parla abbastanza diffusamente, grazie anche ai social. E non so come sia successo un incontro che ho avuto per strada con evidentemente un ragazzo che aveva visto un paio di nostre iniziative, mi ha fermato e mi ha detto: ma tu sei, e non gli veniva la parola, l'ideologo dei sentinelli. E da quel momento io sono l'ideologo dei sentinelli. Diciamo che io insieme a un'altra persona, insieme a Laura, siamo i due che hanno fatto nascere l'idea dei sentinelli. Siamo i due che hanno detto, quando sono scesi in piazza Sentinelle, dai, andiamo a rompergli le balle. Ok, quindi è tutta colpa vostra. Sentinelle in piedi, guardatelo in faccia, questo è il vostro nemico. Comunque, dai, ti lancio una sfida. Cioè, riesci a esprimerci l'ideologia del vostro movimento in 5 parole? Allora, libertario, includente, laico, certo, allegro e impegnato. Allegro e impegnato, è molto bella, sì, perché questa se vieni alle nostre iniziative cogli proprio sia l'aspetto dove diciamo cose anche serie, però poi ci mettiamo a ballare Heidi in Piazza della Scala. Sì, vi ho visto ballare Heidi in Piazza della Scala. Comunque, però, a parte questa cosa dei sentinelli, tu sei uno che la politica vera l'ha seguita veramente, no? Cioè, so che hai cambiato un sacco di partiti. No, detta cioè, così è orribile. No, veramente, cioè, PDS, DS, Verdi, SEL, cioè, anime della sinistra. Già PDS, DS è la stessa roba, semplicemente è il partito che ha cambiato nome. Vabbè. Io sono rimasto lì. Vabbè, però, tecnicamente sei stato in due partiti diversi. È il partito che cambia nome. E poi mi sono candidato alle comunali con i Verdi, punto, nient'altro. Ma dici qualcosa sulla sinistra italiana in questo momento, secondo te? E beh, allora la dico da sentinello. Diccelo. Purtroppo anche qui rimarchiamo l'enorme ritardo di tutta la sinistra italiana proprio sui temi della laicità. Non c'è partito socialista, socialdemocratico, progressista in Europa che ha messo questi temi al centro dell'agenda politica, perché pensa che diritti sociali e diritti civili debbano camminare insieme, invece in Italia no. Esatto. Appunto il benaltrismo, no, prima viene il lavoro, e non si è mai capito perché riforme sul lavoro non possono andare insieme a riforme su, appunto, testamento biologico, difesa 194, divorzio breve, unioni civili, perché... E questo è un limite pesante della sinistra italiana. È un limite molto pesante. Io addirittura anche all'inizio del programma ho citato il fatto che la sinistra italiana abbia, ad esempio, subito quasi giustificato durante l'attentato di Charlie Hebdo, quasi dicendo, beh, ma l'Islam non c'entra niente. Cioè c'è quasi un aver paura di dichiararsi laici, non lo so. Sì. Cioè, rispettiamo tutte le religioni, quasi paura di trovare dei temi importanti su cui combattere. Sì, e poi a volte secondo me si gioca sul fatto che, vabbè, qua abbiamo il Vaticano e quindi siamo condannati ad essere così, ma mica vero. Lo Stato deve fare lo Stato, la Chiesa deve fare la Chiesa, quindi l'autonomia dello Stato dovrebbe essere garantita dalla Costituzione. Giusto, ma parlando ancora di sinistra, velocemente, tu cosa ne pensi di Renzi? Aiuto. Valsa la pena solo per vedere l'espressione. No, non do un giudizio personale, mi limito a dire che mi auguro che le tante promesse che anche lui ha fatto, per esempio proprio oggi ha fatto un tweet su... nei giorni scorsi, adesso mi ricordo bene, che faceva riferimento proprio a adesso faremo una legge sulle unioni civili, ci auguriamo che dopo tante 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 promesse fatte da tanti tanti primi ministri, come dice lui, ama questo slogan, la volta buona, sia la volta buona, che sia una legge seria, sia una legge che, se non è il matrimonio, è una legge che comunque equipara le coppie eterosessuali, i diritti delle coppie eterosessuali e i diritti delle coppie omosessuali, perché non si capisce perché in questo paese dove tutti pagano le tasse ci devono essere cittadini seri. Concordo in pieno, ma adesso facciamo un po' un viaggio di fantasia, cioè facciamo finta che i sentinelli salgono al governo, quali sono le prime tre azioni? Allora, una cosa a cui teniamo tantissimo, c'è una legge in Italia che appunto si chiama 194, sì, e che purtroppo è una legge che non è applicata come dovrebbe essere. Il 90-92% dei medici si dichiara obiettore di coscienza e per molte donne sta diventando
oltre al dramma personale di una scelta così delicata, così personale, così intima, sta diventando un problema serio ormai anche trovare un ospedale che ti garantisca un diritto sancito da una legge. Questo è quindi assolutamente difesa della 194. Perfetto. È sicuramente una delle leggi, difesa applicazione di come dovrebbe essere la 194 nella sua forma, appunto. Esatto, quindi semplicemente c'è una legge, rispettiamola. Velocemente, esatto. Le altre due cose che le altre due cose velocemente, ovviamente io sarei per il matrimonio egualitario, quindi certo. Assolutamente la possibilità per cui una coppia omosessuale si possa sposare, e poi perché ci sia la possibilità dell'autodeterminazione delle persone anche sul fine vita. Non esiste che una persona non abbia la possibilità di dire come e vuole decidere di morire. Perfetto, grazie mille Luca di essere stato con noi e tra veniteci poco veniteci a trovare le nostre iniziative. Veniteci a trovare, va bene, beh direi che a tra poco con il prossimo ospite.